stasera Officina 249. Massimo Baccano in live sta facendo aumentare il ritmo piano piano. Come mai hai scelto questo locale stasera? Fare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso, questo significa che è la prima volta che ci vieni? Giusto. Ti è piaciuto però? Sì, sì. Ci ritornerai? Sì, sì. Ok, ci fa piacere. Se mandi un bel bacio alle nostre telecamere fai una grandissima cosa. Grazie. Cosa stai bevendo? Come? Non lo diciamo. Non lo diciamo, ce lo teniamo per noi. Come ti chiami? Serena. Prima di cominciare a ballare e a darci dentro sul serio, un bel bacio alle nostre telecamere. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Mi fa un po', fa una strana impressione intervistarti. Dillo della porta, voce Marte, ufficiale. Che ci fai qua? E che ci faccio? Ogni tanto mi viene da fare delle domande a delle persone. Adesso mi è venuta voglia di fare qualche domandina a te, come allora, stai? Sai che i bravi ragazzi a quest'ora dormono? E allora tra un po' andrò a dormire anche perché sai com'è. Ma poi che ci fai con quello là? Quello là proprio è il più cattivo di cameraman. Tiro della porta, voce ufficiale dell'officina, sabato sera, venerdì sera, sempre eventi, grandi live. Puoi dirci qualcosa su questo locale, su quella che è la programmazione? Oh, ma è bravo però, è preparato. Oh, che bravo, dai. Concludiamo con una cosa tutta tua. Per te, più notte o più giorno? Come sempre, più night che day. Più night che day. Noia. Un bacio a tutti quanti, un bacio. Un bacio. Massimo Baccano, l'officina 249, buonasera. Buonanotte quasi, ormai. A dormire, andate a dormire. Magari. Noi rimaniamo qua e ci divertiamo. No, rimango anch'io. Bene, allora appena terminato il tuo live, hai fatto scatenare tutti. Ci siamo. Ma ci siamo riusciti anche stasera. Ma parliamo di te. Parliamo di te. Quando è che ti possiamo rivedere qui all'officina, anzi risentire all'officina? Chissà, speriamo di rientrare in programmazione. Però ci sei. Per adesso sei con noi, sei un nostro friend. Spero, io se non sono con voi fisicamente ma mentalmente sono sempre all'officina. Non vivo in Campania, non vivo più, infatti sono atterrato alle 5 a Capo di Chino. Dove vivi? Io vivo al nord. Una caratteristica di quando sei al nord, lavori al nord, e una caratteristica di quando lavori al sud? Il ciuffo. Io al nord mi esibisco sempre col ciuffo. Io ho finito qualche ora fa proprio in una città, a Brescia, proprio Brescia centro. Tanto il locale è di Francesco Renga, cioè il vero cantante, non come me. E ho cantato, cioè lavoro da lui al venerdì. Erano caldi loro? Eh? Erano caldi loro? Loro sono caldi non come noi, ma non serve niente. Io amico, non serve niente. Vai via. Buonasera, Enzo. Sì, buonasera a voi, buonasera. C'è anche lui. Io volevo Massimo il Baccano. Volevo ricordare che Enzo fino a qualche anno fa era l'indiano dei Village People. Voi lo vedete così, ma lui era uno dei cinque dei Village People ed era l'indiano. L'altro che è nascosto lì era quello col cappello di pelle e il pantalone di pelle. Ecco lì. Ne manca solo un altro, poi no, arriverà forse il quinto Village People. Dicevo a lui, abbiamo parlato di quando lavoro al nord e di quando. Dove vai? No, così. Di quando lavora al nord e di quando lavora al sud. Quando vieni qua si sente sciolto perché sta a casa sua, sai. Brescia, pensano che lui sia un cantante vedo, serio. Cioè, veramente lo pensi? No, veramente no. Lo penso, no? Sono sì, loro sono. Dice, io almeno una volta al mese devo scendere giù. Talmente che mi ha fatto contento che mi ha risposto: tu novembre e dicembre non compari in programmazione. Allora, spieghiamoglielo, visto che forse non lo sa. Magari può essere che ci dice qualche cosa diversa dal nord. Come funziona l'officina? Da lunedì? L'officina praticamente dalla domenica al giovedì. Ecco. Dalla domenica al giovedì è aperta per feste private. No, dal venerdì al sabato, tranne quando viene lui, perché quando viene lui è. Quando viene lui. Ma dai, non vengo più. Quindi abbiamo finito, non vengo più. No, il venerdì e il sabato c'è il live, c'è la disco, poi si scena anche, giusto Enzo? Sì. Però Enzo, già che ci siamo, esponiamo quella anche che è la programmazione, così gli facciamo un po' capire qua che si dice. Sì, sempre le stesse cose, ma niente di che, lasciamo stare. Ancora? Venerdì, Francesco, diciamo, si privata, si mangia, discoteca, live, sempre la stessa cosa. Ma perché al nord che fate? Si mangia, feste private, live. No, Enzo, facciamogli capire qua come funziona. Non funziona praticamente, che venerdì prossimo avremo la serata, come grande serata con Francesco De Angelis, il live di Francesco De Angelis. Sabato il suo amichetto viene a fare la serata, il suo amichetto. Chi è?
Aspetta. Me lo vuoi sapere? Ha detto l'amica... Il quarto dei Village People. Che il, quello là che fa i Village People, il quarto, che arriverà tra poco. Jenny Marechiaro. Jenny. Marechiaro, come si chiama? Marechiaro Amsic. Non lo conoscevo affatto, Sabato Jenny. Sta sempre Jenny qua. Marechiaro. Domenica sera è una special, una serata special per l'officina, perché generalmente l'officina non è aperta. Domenica 31, Halloween, in occasione di Halloween, praticamente siamo aperti con la serata con un gruppo straordinario, Schizzechea. Schizzechea! Tony Musante, gli Schizzechea, un pianista straordinario. Era mettersi in manata a me, scusatemi, ma va, basta. Dobbiamo ricordare una cosa importante. Perché come tutte le donne, lo sai, come tutte le donne. Chi più di lui lo può confermare? Io volevo, lasciamogli con una frase o una cosa. Praticamente, per se ti dovessi perdere o quantomeno non dovessi ritrovare l'officina, perché sei sempre troppo al nord e poi non ti ricordi, l'officina dove si trova, Enzo? Chiave dei Tirreni. Corso Principe Amedeo 249, numero di telefono 089 46 89 296. Ma lui ha i miei cellulari. Ma tanto l'hanno staccato, che Enzo non parla, quindi è inutile che telefonate. Dall'officina è tutto. Bacio Enzo, un bacio Massimo, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.